Per me tutto si è risolto nel rapporto fra l'ambasciata Washington il rapporto fra l'ambasciata e il grande mall con l'obelisco di Washington, che era il punto di riferimento tridimensionale al quale abbiamo fatto tutto il nostro progetto dell'ambasciata e nel mall. Questo l'obelisco è il cuore di Washington nel mall e si vede da questo punto di vista, che è l'appunto di fuga in pieno Rock Creek Park, che è con gli alberi, continuando questa linea diagonale si arriva in un punto dal quale si intravede l'obelisco di Washington con il mall. Questo è il rapporto che io ho stabilito fra gli Stati Uniti e l'Italia. Ma in aggiunta c'è anche l'idea che il centro dell'ambasciata è praticamente una piazza coperta che si proietta verso l'esterno. Questo con un prisma che naturalmente richiude questa superficie e che viene tagliato di punta dalla diagonale. Ma in aggiunta qui c'è una piazza che è la prosecuzione, il mall di Washington porta da Capitol Hill, che praticamente è la grande cupola con davanti la gradinata, un tempio rinascimentale con le colonne. Le gradinate. L'Italia è un paese delizioso, piccolissimo rispetto agli Stati Uniti, che sono giganteschi, ma talmente concentrato, perché il suo bello è la provincia, sono le piccole città, i borghi, dovunque guardi. È un paesaggio che mi mette buon umore, perché c'è la luce, c'è il sole e c'è un clima molto morbido,